2 minuti 2. Fatti e commenti in 120 secondi di Maria Concetta Goldini. 2 minuti 2. Il viaggio dell'informazione nel triangolo Roma-Palermo-Gela. Nuovo appuntamento con 2 minuti 2 da Maria Concetta Goldini. Un saluto a tutti gli ascoltatori. La Pasquetta con un pizzico di sole ha messo in evidenza la bellezza di abitare in una città che si affaccia sul mare, ma anche le carenze delle zone balneari prese di mira dai cittadini gelesi. C'è il lungomare dove passeggiare è piacevole, ma non c'è uno straccio di posto per le auto. E non è il caso di invocare lo sgangherato parcheggio Arena come luogo per posteggiare le auto. E poi c'è Mambria, dove le stradine sono così strette che si creano immediatamente ingorghi quando c'è una sola auto in più. Non esistono neanche centimetri liberi per una passeggiata perché tutto è cementificato. Partire dal servizio di bus, fare in modo che la gente eviti di usare l'auto per andare al mare o a passeggiare nella spiaggia è la prima cosa da fare. E poi creare anche dei servizi minimi per rendere il lungomare a misura di turista. Se non si parte da queste condizioni, che di base hanno anche l'igiene e la pulizia, non ci saranno mai progetti di turismo e partecipazione a borse internazionali di turismo che bastino. Si venderebbe solo le fritte e sarebbe peggio di stare nel dimenticatoio come ci siamo stati per mezzo secolo. Al prossimo appuntamento. 2 minuti 2. Fatti e commenti in 120 secondi di Maria Concetta Goldini. 2 minuti 2. Il viaggio dell'informazione nel triangolo Roma-Palermo-Gela.